Eccoci, un altro collegamento in linea diretta, parliamo di seconda categoria, girone D. Domani c'è un grandissimo e importante recupero fra Rossiglionese e Mele e abbiamo in linea proprio i due presidenti, Enrico Garré e Massimo Parodi. Ciao Enrico, ciao Massimo. Ciao Paolo. Allora, partiamo da chi gioca fuori casa. Massimo, allora, un recupero importante, una partita importante fra due squadre importanti. Cosa ti accontenteresti di un punto domani a Rossiglione? Bene. Ah, per forza, cioè in questo momento Enrico c'è la Corniglianese che vi ha battuto, anzi che voi avete battuto con un gol di Minetti. Secondo te a chi si può ridurre il novero delle favorite? Corniglianese, Rossiglionese, Mele, chi ci mettiamo? Corniglianese, Rossiglionese, Mele, Kitzmaier. Ci mettiamo anche a Kitzmaier? Sì, sicuramente, secondo me sì, siamo quasi a dicembre, siamo quasi alla metà, sei lì, non eri per caso, non ci sei lì per caso, e comunque non dimentichiamoci del Borgo, nel senso che il Borgo ha detto i nostri punti, una parte in più, ma no? Anche il Borgo, secondo me, può dire la sua. Ecco, allora, senza girarci intorno, qua quella che manca all'appello per ora è il Masone, vero Massimo? Allora Enrico, sicuramente quella che manca l'appello al momento è il Masone. Pensi che potranno rientrare o ormai è troppo tardi? Ma hai visto l'anno scorso Paolo, con un giro di ritorno importantissimo, Masone è arrivato quasi ai playoff, no? Se vince con la Corniglianese va ai playoff. Certo. Perciò io la mano sul fuoco sul Masone, escluso dalla bagarre non ce la metto. Secondo me potrebbe ritornare, speriamo di no, per noi è Massimo, però... E se non sbaglio sabato c'è proprio l'altro derby, no? Masone Rossiglionese. Esatto, è una settimana intensa di derby. È una settimana molto sentita. Allora Massimo, chiediamo, Massimo ci sei? Eccoci, allora abbiamo detto stasera, vabbè, domani sera un punto ti potrebbe bastare, poi sabato c'è il Ponte Carrega in casa, un'altra partita importante. Anche loro. Un blocco di partite importanti, insomma, magari sotto Natale ne capiremo qualcosa di più. Enrico, diamo un po' di percentuali su chi può vincere il campionato, diamo un 25% e ci infiliamo quattro squadre o c'è qualcuna che ha qualcosa in più? Ma secondo me Carignano, scusami, con l'Italia-Cornigliarese ha qualcosa in più, perciò dividiamoci, diamo lei un 50 e dividiamoci sui 25, un 50 per squadre. Sei d'accordo Massimo? Secondo me allora ecco, non ti sentiamo bene, però abbiamo capito il concetto. Insomma, Massimo sta dicendo che ci sono alcune squadre con degli uomini importanti, come può essere il Ferraro per la Corniglianese e come può essere Massimo Minetti per la Rossiglionese. Indubbiamente, Enrico, il vostro Minetti è quel qualcosa in più che voi avete rispetto agli altri. È un top player, si dice top player, giusto? Si chiamano top player. Si chiamano top player anche a questi livelli. Voi che insegnate, no? Anche il Mele, non è che non abbia detto player, il Massimo, il carnovale di turno, che viene in mente lui adesso. Noi abbiamo un attacco buono, anche Pedemonte stesso che sta facendo un gran campionato. Esatto. Pedemonte, però ci manca un giocatore, allora mi metto a Minetti,
pareti, mi ha trasformato in giocatore, perché tu comprai, ti cambia più denaro. E certo, Minetti è uno, come si dice, come si dice, è uno di quei giocatori che spostano gli equilibri, no? Che è una frase che va di moda adesso, no? Esatto. Minetti sposta gli equilibri, vedremo se li sposterà. Allora, io vi ringrazio, vi auguro una buona partita domani, so che c'è stato magari qualche attrito in passato fra Rossiglione e Mele, ma mi auguro davvero domani che sia una grande partita, d'accordo? Io non c'entro niente, Massimo. È vero, Enrico è nuovo, non c'entra niente, quindi tutto a posto. Una stretta di mano ideale, vi ringrazio, ragazzi. Grazie a te, Paolo, ciao Massimo. A presto, ciao Enrico, ciao Massimo, ciao.